Ma che ti devo dire? Le parole di Moratti e di Inzaghi, un addio a Zhang. Why not? Ti dico, why not? Perché poi sembrano delle parole. Ciao, grazie, è stato un piacere. Moratti addirittura dice futuro con Zhang, presidente. Cosa ne pensa? Mentre qualche settimana fa era contento del suo riscadenzamento, Moratti dice bisognerebbe essere informati ed io in questo momento non lo sono. E per quanto riguarda la cessione dell'Inter, ma dice l'illustre presidente dell'Inter, il vero ed unico presidente dell'Inter insieme a Pellegrini, dice, sai, quello della cessione lei è un momento delicato, soprattutto dal punto di vista psicologico. Meglio lavorare quindi su se stessi, capire che certe azioni bisogna farle. Attenzione alle parole di Moratti. Nei modi e con i tempi giusti. È una cosa che fa soffrire, dice Moratti. Le vere sofferenze della vita sono altre, i dolori sono altri. Quindi, da qui, dalle parole di Moratti, soprattutto si apre un mondo. Tutti la stanno catalogando come un saluto a Zhang, le parole di Zaghi, idem. Quelle però sono tutte dichiarazioni aperte a valutazioni. Io vi volevo far salutare un attimo, arrivo subito, ragazzi. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Diciamo ai ragazzi tifosi dell'Inter, ecco, ragazzi, donate sempre a canili e a gattini. Ora lui è un po' spaventato perché l'ho preso da lì alla finestra, stava guardando un uccellino. Mi raccomando, non date soldi su YouTube, lui è un trovatello. L'ho preso che era appena nato da un gattile al mare dove vado io. Saluta, saluta ragazzi. Che fa parrucca? È un po' traumatizzato la parrucca perché mi vedeva arrabbiato. Mi raccomando, donate a canili e gattini e non date soldi su YouTube a cialtroni, a ciarlatani che vi sparano solo cazzate. Perché poi vi dicono che Turam è del Milan, che Fratesi è del Milan. Vi dicono pioggia di milioni che non esiste quando poi perdi 90 milioni all'anno. Loro sono molto meglio delle persone e stare con loro, vivere con loro è un privilegio. Vai a divertirti, ragazzi. Quindi, parola di Moratti, Giuse, un addio conclamato. No, ti dico ni, non lo so. So, ti ripeto, è opinabile, no? Quello che dice Moratti è tutto opinabile. Le stesse parole di Inzaghi sono opinabili. Sappiamo tutti che ormai abbiamo un presidente impossibilitato dal lato economico, secondo me, anche di immagine nell'andare avanti. Non avrebbe nessun senso continuare a perseverare, perché poi perseverare è diabolico, lo sappiamo tutti. Ma io ho fatto un video soprattutto per la partita che andremo ad affrontare tra qualche ora, perché poi Carnovali e Marotta sono amici, non sono parenti, ma la figlia di Carnevali, Marotta è stato ad un battesimo, ad una comunione, Carnevali che parla bene di Marotta e viceversa. Quindi addirittura c'è chi ha già eletto Carnovali come possibile erede di Marotta e a me piace Carnevali del Sassuolo, attenzione. Secondo me è bravo, un bel professionista. Ci sono tante amicizie, abbiamo preso Frattesi, Marotta negli ultimi 4 anni ha dato 100 milioni al Sassuolo tra Sensi, Politano e lo stesso Frattesi. Io ho già sentito questi discorsi, quindi io ve lo dico subito, bisogna fare solamente una cosa, A per evitare altre rotture di coglioni con questa Marotta League e B proprio per zittire tutti e per non per vendicarsi, è sbagliata la parola, bisogna vendicarsi, no, la parola giusta è giustizia, bisogna fare giustizia, scendere in campo e che tu fai? Dove tu vai? Bisogna scendere in campo e vincere per fare giustizia, perché secondo me, ma anche secondo tanti di voi, la partita Sassuolo-Milan non fu affrontata in maniera professionale, quindi evitiamo discorsi Marotta League, è amico di Carnevale, lo sanno tutti. Avete preso Frattesi a rate, ma
Io volevo ricordare i giocatori errati, ormai li prende a tutti. Quindi, ragazzi, senza avere tante rotture di scatole, noi stasera bisogna scendere in campo, vincere e soprattutto convincere e non dare, capito, modo di romperci ulteriormente le scatole. Ciao, Ite.